A chi vuoi assomigliare? Hai mai pensato ai sogni di molti ragazzini? Per coloro che hanno avuto un buon papà durante l'infanzia, desiderano solo una cosa: assomigliare al loro papà, diventare come papà, bello, forte, intelligente, fare lo stesso lavoro come papà, praticare lo stesso sport come papà, eccetera. Come figlio di Dio, è normale che tu ed io abbiamo il desiderio di somigliargli. È davvero un buon padre, il padre perfetto. Cosa c'è di più naturale che volergli assomigliare se consideriamo le sue notevoli qualità? Dio ama incondizionatamente. Dio incoraggia in ogni momento. Dio è fedele. Dio è paziente. Dio è buono. E questi sono solo alcuni esempi del suo carattere incomparabile. A volte la tua natura umana può sopraffarti, il tuo cattivo carattere esce proprio quando pensavi di essere cambiato. Non scoraggiarti. Non importa quanto cerchi di assomigliare al tuo Padre Celeste, io credo che sarai trasformato ad immagine di Dio. In effetti, la Bibbia te lo assicura. E noi tutti, a viso scoperto, contemplando come in uno specchio la gloria del Signore, siamo trasformati nella sua stessa immagine, di gloria in gloria, secondo l'azione del Signore che è lo Spirito. Secondo Corinzi 3:18. Quest'opera di trasformazione non è la tua, ma è l'opera di Dio in te per mezzo del suo Spirito. Più tempo passi in sua presenza, più sarai come Lui. Vedi, poiché Dio sapeva che non potevi assomigliargli perfettamente basandoti sulle tue forze, ha provveduto Lui stesso a questa necessità, investendo lo Spirito Santo di una missione cruciale: trasformarti a sua immagine. Sei sulla strada giusta per assomigliargli sempre di più. Ti incoraggio a pregare con me e perseverare ogni giorno. Padre, insegnami, per mezzo del tuo Spirito, ad avere i tuoi sentimenti, il tuo carattere, affinché tutti possano vedere Gesù in me. Nel nome di Gesù. Amen. Grazie di esistere. Eric Sellerier.